Ma da sindaco mi auguro che questa vicenda così grave venga chiarita al più presto e che non abbia nelle more ripercussioni istituzionali, che noi abbiamo bisogno della regione. Noi per esempio, se solo penso alla città di Napoli, dobbiamo chiudere dei tavoli delicatissimi, che ne va della vita quotidiana delle nostre comunità. Quindi c'è bisogno di una regione che lavori e quindi su questo ci affidiamo ai suoi interlocutori, che non ci siano contraccolpi di nessun tipo. No, la vicenda è molto brutta. La vicenda è molto brutta, ovviamente chi la conosce bene è solo chi sa le carte. Però, insomma, non stiamo a un inizio delle indagini, perché c'è stato un decreto di perquisizione e quando si fa un decreto di perquisizione ci sono degli elementi che vengono anche esternati nel decreto. Comunque il fatto che si ipotizzi una così palmare commistione tra settore della magistratura, settore della politica e settore delle istituzioni è la cosa più inquietante che possa capitare. Quindi ci auguriamo che tutto questo non sia vero, ma in attesa di quello, da quello che leggiamo, non possiamo che dire che sono fatti molto gravi. Quindi su questo, onestamente, questa è la fotografia. Guardate, il tema è esattamente posto in questi termini, cioè ognuno deve sapere dentro di sé come stanno le cose. Però deve essere chiaro nell'esternarle, perché siccome chi ha un ruolo politico e istituzionale ha anche dei doveri di lealtà, di chiarezza, di trasparenza e di correttezza con la comunità, bisogna dirle bene le cose, perché poi c'è l'indagine, non sarà breve, io non penso ipotizzare se un'indagine dura qualche giorno. Quindi ecco che da questo punto di vista bisogna affidarsi a chi sa le cose. E oggi chi sa le cose sono i magistrati e le forze dell'ordine, che le sanno fino a un certo punto, perché le indagini servono per scoprire come si sanno i fatti, evidentemente gli diretti interessati. E quindi su questo ci aspettiamo anche, come dicevamo prima, impegno nel lavoro e anche chiarezza. Qualche nebulosa di troppo c'è stata, soprattutto quella che ha caratterizzato le dimissioni di Masturzi. E qua c'è un tema che poi attiene alla campagna, alla politica, alla questione morale, al Partito Democratico, al ruolo che aveva pure questa persona. Insomma, la vicenda non possiamo ridimensionarla, ecco, questo sicuramente. Un'ultima cosa le voglio chiedere, è coinvolto anche un giudice, da ex magistrato che effetto le fa? Ebbè, questa è la cosa che più fa tristezza, devo dire la verità, perciò ho detto prima, ovviamente qua parliamo di indagini, è un'altra cosa che voglio chiarire con nettezza, non dobbiamo iscriverci ai fan dei colpevolisti o degli innocentisti, quindi bisogna auspicare che la magistratura in piena autonomia e indipendenza faccia chiarezza, ovviamente ci auguriamo che lo faccia in tempi più rapidi, ma in tutto questo la cosa più inquietante a mio avviso è questa vicinanza che emerge tra mondo della magistratura e mondo della politica, il sottobosco che addirittura si ipotizzi che una sentenza o comunque una decisione all'interno di una sentenza possa essere stato oggetto di mercimonio, che ci sia stata una persona che poi poteva avere un incarico. Parliamo tra l'altro di una sentenza che era sotto gli occhi non solo dell'Italia, ma forse anche del mondo. Insomma, letta così la fotografia è inquietante, perciò dico la vicenda è inquietante, perché non è un episodio come un altro, perciò su questo bisogna andare con grande profondità, la magistratura non deve lasciare nulla di intentato e credo che questo lo auspicano tutti, anche i diretti interessati, francamente, almeno da come hanno detto.